Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Slomet TPN Savio SRL, ultimo aggiornamento, 26 aprile 2022. Cos'è Slomet? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Slomet durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Slomet? Slomet è un farmaco a base del principio attivo metformina cloridrato, appartenente alla categoria degli ipoglicemizzanti orali e nello specifico biguanidi. È commercializzato in Italia dall'azienda IBN Savio SRL. Slomet può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Slomet 1000 mg 60 compresse a rilascio prolungato, Slomet 500 mg 60 compresse a rilascio prolungato, Slomet 750 mg 60 compresse a rilascio prolungato. Informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare IBN Savio SRL, ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo metformina cloridrato, gruppo terapeutico ipoglicemizzanti orali, forma farmaceutica compressa a rilascio modificato, indicazioni trattamento del diabete mellito di tipo 2 nei pazienti intolleranti a dosi efficaci di metformina, rilascio immediato per la comparsa di effetti collaterali gravi di tipo gastrointestinali e in pazienti nei quali l'insorgenza di tali effetti impedisca il raggiungimento della dose ottimale di metformina. Slomet può essere utilizzato in monoterapia o in combinazione con altri antidiabetici orali o con l'insulina. Posologia adulti con normale funzione renale, GFR e 90 mmin, monoterapia e combinazione con altri farmaci antidiabetici orali, di norma la dose iniziale è una compressa di Slomet 500 mg una volta al giorno. Dopo 10-15 giorni la dose va adeguata sulla base del tasso ematico di glucosio. Un graduale aumento del dosaggio può migliorare la tollerabilità gastrointestinale. La dose massima raccomandata è di 4 compresse Slomet 500 mg al giorno. Gli aumenti della dose devono essere di 500 mg ogni 10-15 giorni, fino a un massimo di 2000 mg una volta al giorno con il pasto della sera. Se non si raggiunge il controllo della glicemia con Slomet 2000 mg in un'unica somministrazione giornaliera, dovrebbe essere preso in considerazione il trattamento con Slomet 1000 mg, due volte al giorno, assunto con il cibo. Se non si raggiunge ancora il controllo glicemico, i pazienti dovrebbero passare a trattamento con metformina standard compresse, fino alla massima dose di 3000 mg al giorno. Nei pazienti già in trattamento con metformina compresse, la dose iniziale di Slomet dovrebbe essere equivalente alla dose giornaliera di metformina a rilascio immediato. Il passaggio a Slomet non è raccomandato nei pazienti già in trattamento con metformina a dosi superiori a 2000 mg al giorno. Nel caso di pazienti per i quali si intenda eseguire il passaggio da un altro agente antidiabetico a Slomet, interrompere l'assunzione dell'altro agente ed iniziare l'assunzione di Slomet alle dosi sopra indicate. Slomet 750 mg e 1000 mg vanno utilizzati in quei pazienti già in trattamento con metformina, a rilascio prolungato o immediato. La dose di Slomet 750 mg o 1000 mg dovrebbe corrispondere alla dose giornaliera di metformina, a rilascio prolungato o immediato, fino ad una dose massima di 1500 mg o 2000 mg rispettivamente, assunti col pasto serale. Combinazione con l'insulina. La metformina e l'insulina possono essere usate in associazione per migliorare il controllo del tasso ematico di glucosio. La metformina viene somministrata alla dose iniziale normale di Slomet 500 mg compresse una volta al giorno, mentre la dose di insulina viene adeguata sulla base della glicemia. Nei pazienti già in trattamento con metformina ed insulina in associazione, la dose di Slomet 750 mg o 1000 mg dovrebbe essere equivalente alla dose giornaliera delle compresse di metformina fino ad una dose massima di 1500 mg o 2000 mg rispettivamente, assunti col pasto serale, mentre la dose di insulina viene adeguata sulla base della glicemia. Compromissione renale. La GFR deve essere valutata prima di iniziare il trattamento con metformina e successivamente almeno una volta all'anno. Nei pazienti con aumentato rischio di ulteriore progressione della compromissione renale e negli anziani la funzione renale deve essere valutata con maggior frequenza, ad esempio ogni 3-6 mesi.
GFR ml barra min massima dose giornaliera totale considerazioni aggiuntive 60, 89, 2000 mg. Una riduzione della dose può essere presa in considerazione a fronte del peggioramento della funzione renale. 45, 59, 2000 mg. I fattori che possono aumentare il rischio di acidosi lattica, vedere paragrafo 4, 4, devono essere esaminati prima di prendere in considerazione l'inizio del trattamento con metformina. La dose iniziale non deve superare metà della dose massima. 30, 44, 1000 mg. 30, metformina è controindicata. Bambini in mancanza di dati disponibili SLOGMET non dovrebbe essere usato nei bambini. Controindicazioni ipersensibilità alla metformina o ad una qualsiasi degli eccipienti. Qualsiasi tipo di acidosi metabolica acuta, come acidosi lattica e chetoacidosi diabetica. Precoma diabetico. Insufficienza renale severa, GFR. 30 ml barra min. Condizioni acute potenzialmente in grado di alterare la funzione renale come disidratazione, infezione grave, shock, somministrazione intravascolare di agenti di contrasto iodati, vedere paragrafo 4, 4, speciali avvertenze e precauzioni per l'uso. Malattie acute o croniche che possano provocare ipossia tissutale come insufficienza cardiaca o respiratoria, recente infarto miocardico, shock. Insufficienza epatica, intossicazione acuta da alcol, alcolismo. Allattamento, vedere paragrafo 4, 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego acidosi lattica. L'acidosi lattica, una complicanza metabolica molto rara ma grave, insorge con maggior frequenza a causa del peggioramento acuto della funzione renale o di malattia cardiorespiratoria o sepsi. L'accumulo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazioni. Uso concomitante non raccomandato alcol. L'intossicazione acuta da alcol è associata a un aumentato rischio di acidosi lattica, in particolare nei casi di digiuno, malnutrizione o compromissione epatica. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere SLOGMET insieme ad altri farmaci come gastrografin, neonedil, soluzione, neoxin all'alcolico, Omnipaque 300, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere SLOGMET durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere SLOGMET durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Il diabete non controllato durante la gravidanza, gestazionale o permanente, viene associato a un aumento del rischio di anomalie congenite e mortalità perinatale. Un numero limitato di dati sull'uso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La metformina in monoterapia non provoca ipoglicemia, quindi non ha effetti sulla capacità di guidare o di usare macchinari. Tuttavia i pazienti dovranno essere informati del rischio di ipoglicemia quando la metformina viene usata in combinazione con altri farmaci antidiabetici, sulfanilurea, insulina o mellitinidi. Effetti indesiderati nei dati di post-marketing e in quelli provenienti dagli studi clinici, le reazioni avverse a SLOGMET sono state simili in natura e severità a quelle riscontrate in trattamento con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non è stata osservata ipoglicemia con dosi di metformina fino a 85 g, benché in tali circostanze sia insorta un'acidosi lattica. Forti sovradosaggi di metformina o rischi concomitanti possono portare all'acidosi lattica. L'acidosi lattica è un'emergenza medica e deve essere trattata in ospedale. Il metodo più efficace per eliminare lattato e metformina è l'emodialisi. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Antidiabetici orali. Codice ATC. A10BA02. La metformina è una biguanide con effetti antiperglicemici, che riduce la glicemia basale e postprandiale. Non stimola la secrezione di insulina e quindi, proprietà farmacocinetiche assorbimento dopo una dose orale di compresse a rilascio prolungato, l'assorbimento di metformina è significativamente ritardato, rispetto alle compresse a rilascio immediato, con una Tmax a 7 ore, la, dati preclinici di sicurezza sulla base di studi convenzionali riguardanti la farmacologia, la sicurezza, la tossicità di dosaggi ripetuti, la genotossicità, il potenziale cancerogeno, la tossicità a livello della funzione riproduttiva, i dati preclinici, elenco degli eccipienti 500 mg, carmellosa sodica, ipromellosa 100.000 cp, ipromellosa 5 cp, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, acqua depurata 750 mg.
carmellosa sodica, ipromellosa 100.000 CP, magnesio stearato, acqua depurata 1000 mg. Carmellosa sodica, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Slomet a base di metformina cloridrato sono glucofage unidie, Keimet. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.